Ciao Mauro, ciao a tutti. Azienda agricola Poggio di Camporviano, San Gimignano, Toscana. B&B. Bovini e benessere. Cosa c'è di più bello che tornare alla mattina col fresco dopo una notte passata fuori, un bel pascolo di graminace e leguminose? E ritornare in stalla per la mungitura della mattina. Che con sé per noi il benessere animale. E vedere e mantenere quel punto di equilibrio dove i nostri animali riescono a esprimere l'istinto saggio per natura del loro essere bovino. Buongiorno. Ah, che bello. Una bella spazzolata mattutina. Ritorno per la mungitura del mattino, dopo una bella notte passata al fresco. Ciao Goiaba! Buon pomeriggio a tutti, ci troviamo nella montagna del comune di Peredo a 1300 metri d'altezza. Le vacche sono al pascolo da ormai un mese, stanno a dir poco bene, benissimo. Ora le chiamiamo per controllarle e dargli un po' di sale. Il pascolo è abbastanza rigoglioso, gli animali stanno tutti in ottima salute, ringraziando Dio ormai è arrivato il caldo. Buongiorno, sono Lorenzo Ottaviani dalla provincia dell'Aquila. Questo è il mio piccolo gruppo in mungitura, latte che viene trasformato nel nostro caseificio aziendale. Per me il benessere animale è questo qui. Le manzette e le vacche in asciutta sono state trasferite a quota 1400 metri. Buongiorno, mi presento, sono Lenzi Diego della fattoria Lenzi di Lavarone, Trento, piccola azienda zootecnica, produzione mista latte e carne. Nello specifico sto inquadrando il gruppo delle vacche da latte in produzione che si accinge a entrare nella particella di pascolo. La nostra azienda ha la peculiarità di aver basato 6 mesi di allevamento sulla buona disponibilità di pascoli
nel perimetro aziendale, declinando quindi il concetto di benessere con il concetto di animali al pascolo. Dei 38 bovini presenti in azienda, rimangono confinati nei box esclusivamente due vitelli nati dalle vacche da latte e due manzi all'ingrasso. Nei video successivi farò vedere quello che è il gruppo delle vacche in asciutta, misto vacche latte e vacche nutrici, e il gruppo delle vacche con vitello in mungitura, impoppata. Sempre buona giornata. Lavarone Fattoria Lenzi. Questo che si vede invece è il gruppo delle vacche in asciutta, misto nutrici, vacche in latte. Ci accingiamo in questo momento a fare il cambio di parcella giornaliero. La signora qua ha già visto che si può passare. Procediamo ad aprire. Ogni mattina queste bovine viene fornita una parcella nuova dove rimarranno fino alla mattina di domani. Ormai purtroppo il pascolo, causa una stagione completamente anomala, è sfuggito, completamente maturo, e questo un po' pregiudica lo sfruttamento. La signora che vedete di là nella notte ha deciso di uscire dalla parcella, però andando nel verso sbagliato, cioè dove era già mangiato. Vediamo di farla rientrare. Gli animali comprendono il metodo e dopo qualche periodo un po' di assestamento si riesce ad abituarli al sistema di cambio delle parcelle. Questi animali non rientrano in azienda, si trovano nelle parti di pascolo un po' più distanti, perché sono la categoria tra virgolette meno a rischio per quanto riguarda la possibilità di avere attacchi da parte del marmiroli. Questo è il terzo gruppo che compone la nostra mandria, anche questo gestito sempre con la tecnica del pascolo razionale con cambio di parcella giornaliera. Queste sono le nutrici con vitelli allattanti. Procediamo adesso a aprire la nuova particella, che durerà fino a circa mezzogiorno di domani. Questi animali la sera però rientrano in toto, perché sono la categoria più suscettibile ad attacco da parte di predatori quali i lupi. Di certo i 6 mesi di pascolo che riusciamo a fare garantiscono buone condizioni di benessere a tutti gli animali, e lo sfruttamento anche delle risorse foraggere in terreni magari più difficili da meccanizzare. Ripeto, si trovano sempre nella pertinenza dell'azienda, è una superficie che viene dedicata a questo, a pascolo. Le particelle sono dinamiche, cioè vengono realizzate da me giornalmente, perché non ho la possibilità di mettere particelle fisse, perché la situazione cambia abbastanza, varia abbastanza da un periodo all'altro all'interno dei gruppi. Approvato. Buona giornata. Thank you.
Buonasera, siamo nella masseria Il Ceccio, alla Terza, in provincia di Taranto, anche a pochi chilometri da Matera. Il benessere animale è vedere gli animali nelle migliori condizioni fisiche, indipendentemente dalla tecnologia usata. Qui ci sono vacche brune, frisone, ci sono anche delle meticce, ci sono anche delle jersey. Pollo di croccato. Quell'età varia dalla giovenchina di 10 mesi alla vacca in produzione. Grazie Mauro, ci vediamo.